sono le novità nel trattamento dei linfomi aggressivi? Ne parliamo con la dottoressa Monica Balzarotti in occasione del convegno Grandangolo in Ematologia in corso a Milano. Allora, dottoressa, due grossi capitoli, linfoma mantellare e linfoma diffuso a grandi cellule B. Partiamo dal linfoma mantellare, quali sono le principali novità su questo tumore? Allora, innanzitutto la pubblicazione sul New England Journal of Medicine quest'anno di un grande e importante studio randomizzato che sancisce la superiorità di schemi contenenti ARC rispetto a R-CHOP nel paziente giovane. Lo studio confrontava R-CHOP per 6 cicli e trapianto verso R-CHOP alternato a RDAP e trapianto condizionato con ARC, quindi con uso di ARC sia in induzione che al condizionamento. E questo, sotto questo secondo gruppo ha fornito risultati significativamente superiori sia per la progression free survival che per l'overall survival. Questo schema, R-CHOP, RDAP e l'autotrapianto, rappresenta d'ora in poi il punto di partenza per l'ulteriore disegno di protocolli che prevederanno verosimilmente l'uso anche delle nuove molecole attive. Ecco, per quanto riguarda il linfoma diffuso a grandi cellule B, ci avete detto che ci sono novità importanti per quanto riguarda la classificazione. Di che cosa si tratta? È stata pubblicata finalmente, l'aspettavamo da circa un annetto, l'ultima classificazione istopatologica della WHO, pubblicata su Blood in maggio di quest'anno. Per quanto riguarda i linfomi diffusi a grandi cellule, c'è una sottoclassificazione molto chiara, che prima era solo provvisoria, e che prevede fra gli altri il sottogruppo dei cosiddetti linfomi diffusi a grandi cellule double expressor, in cui cioè c'è la espressione in immunoistochimica sia di BCL2 che di CMYC, anche se questo non si traduce in un riarrangiamento a livello cromosomico dei due fattori, e quindi non sono linfomi double hit, non sono neanche linfomi diffusi a grandi cellule standard, sono linfomi, questi double expressor come si chiamano, che hanno una prognosi intermedia fra il diffuso a grandi cellule e il double hit, per i quali probabilmente d'ora in poi si dovrà tenere un atteggiamento terapeutico dedicato. Ecco, parlando appunto di terapia, quali sono le novità, quindi per quanto riguarda le ultime novità per quanto riguarda il linfoma diffuso a grandi cellule B? L'anno scorso all'ASH, quindi nel corso di questo ultimo anno fino a questo grandangolo, sono stati resi noti i risultati di due studi randomizzati che confrontavano R-CHOP con R-CHOP e bortezomib, una molecola che negli studi di fase 2 aveva dimostrato una particolare attività nel sottogruppo dei linfomi diffusi a grandi cellule post-germinativo, cioè in quel sottogruppo che ha una prognosi significativamente inferiore rispetto ai derivati dal centro germinativo. Si pensava pertanto che l'aggiunta di bortezomib a R-CHOP solo in questo sottogruppo post-germinativo activated conferisse a questi linfomi finalmente una prognosi migliore. Non è stato così. Entrambi gli studi presentati all'ASH dell'anno scorso, uno studio americano e uno studio inglese, non hanno dimostrato in termini di risposte e in termini di sopravvivenza una superiorità per il braccio di controllo. Ecco, questi studi purtroppo hanno dato un esito che non era quello sperato. Ci sono quindi altri studi in corso dai quali si spera si possano avere novità più positive? Fortunatamente sì, con speranze molto concrete e punti di partenza sia clinici che biologici molto significativi. Uno è lo studio Robust, che è in corso attualmente a livello internazionale, che confronta R-CHOP e R-CHOP lenalidomide, sempre nei diffusi a grandi cellule sottogruppo activated, e l'altro è uno studio che è stato chiuso circa un anno fa, di cui si attendono i risultati l'anno prossimo, che è R-CHOP verso R-CHOP e ibrutinib, sempre nel sottogruppo activated.